Iriola, provincia di Canova. Ce ne siete molti in Calabria come falconieri. Ho detto giusto, falconiere. Falconieri. Che io sappia siamo 1, 2, 3, 4, 5. Quelli conosciuti che praticano la falconeria. Poi se c'è qualcun altro non lo so. E ci vuole un permesso speciale per... Porto d'armi. Porto d'armi normale come... Uso caccia. Come per il fucile. Invece il fucile si usa il farmi. Ma è la stessa l'itinerario per fare sia il porto d'armi che il porto? Cioè, lo stesso, chi c'è il porto, diciamo, il porto d'armi da caccia, invece del fucile può usare? Perché la caccia è consentita con l'uso del falco, dell'arco e del fucile. Ancora. E che tipi di uccelli si prende? Questi in natura catturano tutti gli uccelli aerei, sono uccelli aerei, solo in volo. Possono prendere, diciamo, qua c'è il falco e il sacro, questo è un triplido, sono tre falchi in uno fatti con l'inseminazione artificiale, in natura questo non esiste. Possono prendere anche lepri, roba di pelo, diciamo, però solo uccelli. Il pellegrino è specializzato, questo è l'animale più veloce al mondo. Questo è il falco pellegrino. Questo è il falco pellegrino. Questo è chiamato proiettile vivente, ho visto la geometria variabile, raggiunge 350 km orari in picchiata. Punte di 250 km orari. Invece quest'altro che... Questo è un gerfalco di Islanda, un falco che vive in Islanda. Un sacro per le Altai, dei monti Altai, Cina, quelle zone lì, per un pellegrino. È mezzo sangue, gir sacro, l'altra metà è un pellegrino. Se uno vuole partecipare, diciamo, vuole iniziare la caccia con il falco, quando gli costa? Si deve rivolgere a un allevatore, perché prelevarli in natura è un reato penale, perché sono specie particolarmente protette, in via di estinzione, in pratica rientrano nelle specie particolarmente protette, quindi si rivolge a un allevatore, più che altro questi arrivano da lei, questi arrivano dalla Germania, ce ne stanno anche in Italia, ma maggiormente sono in Germania, Austria, Inghilterra, molti allevatori specializzati su tanti tipi di falconi, gerfalchi, falchi pellegrini, astori, sparvieri. Ma mediamente il costo di un uccello? Il costo varia a secondo, se è alto volo o basso volo. Per un falcone d'alto volo si aggira sui 1.500-1.700 euro da addestrare, falchi da addestrare. Poi e ci sono falchi basso volo? Sul basso volo un po' di meno, su 1.000 euro si prende una buona femmina di astore, diciamo. Poi esistono falchi che non hanno prezzo. E poi il costo dell'addestramento quant'è? No, non esiste l'addestramento è personale, ognuno si fa il falco addestrato. Quindi diciamo prima si deve addestrare lui e poi deve addestrare il falco. Sì, non esiste che io un falco addestrato lo cedo a voi, non esiste. Falco addestrato... No, ma diciamo che uno, io per esempio adesso mi affascina sta cosa, voglio diventare pure io falconiere. Vabbè, segue se c'è un amico, quindi bisogna... Ma in Calabria siamo in 5, purtroppo. Quindi vuole un po' di tirocinio, ci vuole. Sì, diciamo che ci vuole molto volontariato da questo punto di vista. Volontà, sì. Uno ce la doveva avere nel sangue, come io, da piccolo che ho falchi. Poi, vabbè, non significa. Uno anche da grande vede come si fa, non è che poi è così difficile. Ci deve essere un po' di affetto, un po' di... Deve amare l'animale. Per l'animale e l'uomo diventano un tutt'uno. Quando è in aria... Noi diciamo che c'è un filo sottilissimo che ci lega al falco. Ma le polemiche che ci sono, per esempio, contro la caccia, col discorso... Quelli io sono d'accordissimo. Col falco non si arreca nessunissimo danno, perché questa è la perfezione della natura. Cioè questa è predatore. Non è che io vado col fucile, io non ho mai fatto il fucile in vita mia. Sono d'accordo, perché col fucile si arreca moltissimo danno. Cioè se l'uccello... è in ottimo stato, il falco non riesce a catturarlo, neanche un selvatico. I selvatici prendono sempre gli uccelli malandati per la catena alimentare, questa è... C'è la selezione naturale. La selezione naturale.